Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. At least it was worth the try. Dall'aeroporto, scusatemi, all'interno dell'aeroporto. Fatevi anche la SIM, lì in aeroporto vendono le SIM per stranieri, di quello che mi ricordo va dai 5 agli 8 giorni, per cui a seconda di quale è il vostro periodo prendete anche la SIM. L'altra cosa da fare è questa qui, la Octopus, che è la tessera della metropolitana. In realtà potete andare anche senza, però voglio dire, no? Ogni volta andare lì a cliccare la destinazione sul tabellone della metropolitana, mettere i soldini, no, vi fate questa invece ed è una prepagata praticamente. Costa $150, di cui 50 è la cauzione e 100 invece i dollari hongkoniani che poi utilizzate. La metro è molto semplice, ma in generale girare per Hong Kong è molto semplice, è quasi, voglio dire, è come se fosse Europa, no? Un'Europa in Cina, tutti parlano inglese, la maggior parte, le scritte sono dappertutto in inglese, quindi è estremamente facile girare la metropolitana anche. I pasti costano mediamente poco, ovviamente dipende dove andate, se andate nei ristoranti stralusso costano quello che è. Se andate in un ristorante normale, generalmente siamo intorno ai $100-200, quindi significa tra i 10 e i 20 euro e mangiate, insomma. Per il resto è una bella città, per cui merita ed è estremamente, per noi occidentali ed europei, estremamente facile da girare. Allora, vicino al Man Mo Temple, credo si pronunci così, indifferente, di sera ci sono un botto di locali. In particolare, se voi guardate, c'è una scala mobile per arrivare fino a su. Allora puntate la scala mobile, lì vicino ci sono veramente tanti locali. Alla sera si riempiono, merita, perché la vita notturna di Hong Kong effettivamente merita.